Nome e cognome. Ada Renata Pelini. Silvana Faita. Marisa Franceschini. Gianni Sgarbi. Paolo Gabrielli. Pellani Anna Maria. Vignari Sergio. Valente Moggia. Dove vivi? San Terenzo Lerici. Ad Arcola. A Pontremoli. Anch'io Pontremoli. Vivo alla Spezia. A Luni. Arcola. Qualche aggettivo per descriverti. Sono molto istintiva. Solare, simpatica, basta, non mi fanno... Non sono calma, non sono calmissima. Io sono piuttosto ansiosa. Testardo, sono curioso. A volte anche un po' introversa. Giocosa, simpatica, poi non so. Ho passato la guerra, perciò sono abituata a qualsiasi cosa. Affettuoso, simpatico. Grasso, trasandato. Abbastanza buono. Anarchico e tendenzialmente asociale. Qual era la tua professione? Io ero responsabile del personale dell'ente che gestisce i navigli a Milano. Ho lavorato 15 anni in un magazzino di ferro. Ero dipendente di un'assicurazione. Sono casalinga, insegnante di lettere. Impiegata amministrativa in ente pubblico. Carpentiere navale. Bancario. Quale attività hai svolto all'interno del progetto? Che proponeva corsi di danza, di teatro, di ginnastica. Abbiamo optato per ginnastica. Io abito in una frazione dove vivono una quarantina di persone, quasi tutte anziane, e quindi l'idea di fare ginnastica per gli anziani ci sembrava la più idonea. Mi ha portato a fare delle visite in ospedale, perché soffro di linfedemia alle gambe, allora a fare delle visite. Oppure se dovevo andare fino al cimitero da mio fratello, da mia mamma, oppure altro. Così. Abbiamo predisposto una sala, eccetera, dove facciamo la ginnastica delle ragazze che insegnano a fare i movimenti, eccetera, quindi siamo abbastanza contenti di questa attività che è stata messa in piedi. Facciamo anche ginnastica due volte alla settimana, guardi, è un'ora che ci basta per tornare alla prossima ora, che sono due in una settimana, ma ci aiuta tantissimo, guardi. Ho fatto la lettura, c'era il psicologo, la ginnastica. Come si chiamano le... Porco cane. Cos'era questo? Ah no, il computer. Al mattino ad esempio si fanno le addizioni, le moltiplicazioni, cose semplici, molto semplici, ma che a noi ci impegnano. E per me è stato Pasqua e Natale messo insieme, ecco. Quest'anno sono stata premiata. La ginnastica, la lettura, e poi le prime nozioni del computer e psicologia. Ho avuto dei colloqui che sono durati praticamente un anno, per una volta a settimana, con questa signora che tentava di coinvolgermi in progetti tipo ceramica, pittura, e non ha avuto un grosso successo. Ci sono loro, sì, le dottoresse, lì le psicologhe che ci seguono con loro e facciamo questi esercizi. Mi ci vede a me con le ceramiche o con la pittura? No? Beh, il beneficio immediato è stato appunto poter fare un corso di ginnastica stando praticamente a casa. I rapporti sociali sono migliorati, poi ho imparato delle cose. Serve per fare un po' di comunità nelle frazioni dove magari sono un po' distanti alle volte per venire in città, eccetera. Quindi è un po' un momento di socializzazione, se vogliamo. È stato bello e vorrei che si rifacesse ancora quest'anno. Siamo tutti molto contenti, molto, molto allegri, partecipiamo con molto piacere. Anche a me piacerebbe che questo progetto continuasse. Ecco. E sentirsi vivi, è solo che ci dicono come state. E per noi è tanto. Quanto conta da 1 a 10 la famiglia? 10. 10. 10. Direi 20. 3. 6. 7 e mezzo. Costa 10. L'amore. Non lo so, non ne voglio sapere. 10. 10. Come ripeto, 20. 2. 8. 9. E l'amore è importante. Senza quello non si va da nessuna parte. L'amicizia. Tanto. 9. 10. Se è vera, facciamo 15. Per l'amicizia concordo con la signora. 10. 10 è l'amicizia vera proprio. L'amicizia senza quello non si va da nessuna parte. I soldi? 10. 5. 6, 7. 10, 2. No, 1.
Conta molto di più l'amicizia. Ma quello senz'altro. Ma vengono. Contano. Punteggio, se non pieno, però. Senza quelli dove ci va? Lo spazio pubblico e la comunità. Tanto, tanto. 7. È abbastanza, 8. No? Da 9. Ma d'altronde se non mi danno degli schiaffi è giusto che abbia piacere di vivere insieme alla gente, insomma, no? Perché il Signore, certo, lo capisco che è solo perché poverini è starci vicino. A 8 direi. Con un 8 abbondante, sì. Giovane, stare vicino a me è una cosa complicatissima. 5? Ma facciamo anche 4, va. Se fossimo tutti onesti sarebbe una cosa bella. Il problema è che dentro ci sono delle persone che rovinano tutto. Cosa vuoi dire alle persone che ti stanno ascoltando? Vi voglio bene. Vivere in una frazione non è come vivere in una città, però dà molte opportunità, sicuramente. Quindi di fare un po' più comunità, se vogliamo. Sì, se c'è delle persone che appunto che vivono sole, che hanno bisogno di compagnia, io le consiglierei di rivolgersi a queste società. Per ora abbiamo chi ci dice come stai? Voi siete molto gentili, molto carini, mi va bene così. Vivo in un comune che vedo che sta collaborando abbastanza con i cittadini e così, e direi di continuare su queste basi facendo per il cittadino. Penso che anche il comune ne trovi giovamento, ecco. Io sono l'ultima persona che deve dar consigli, però volerci bene. Sono sociale, perché ci devo parlare con queste persone? Ci fate un saluto? Ciao. 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 Venite, grazie. A trovarci ad Arzeggio. Esatto. Arrivederci. Ciao. Un saluto, un abbraccio a tutti e grazie per questa bella intervista. Arrivederci. No, arrivederci no. Adios.